Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Annunciata oggi durante la riunione della Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Consiglio regionale abruzzese dall'assessore Donato Di Matteo, lo stanziamento delle prime risorse per eliminare le barriere architettoniche, cioè quelle che impediscono ai disabili e alle mamme con passeggini di circolare in maniera da non avere ostacoli. Sono stati accantonati i primi 55.000 euro. La mia proposta di legge è solo l'inizio, ha detto l'assessore. Serviranno, ha aggiunto, circa 5 milioni di euro per la copertura totale degli immobili abruzzesi. Il mio impegno, ha concluso, sarà di dare applicazione piena alla legge regionale numero 1 del 2008. L'11,8% degli italiani legge solo giornali su internet, mentre il 28,8% legge sia quelli cartacei che quelli online. Inoltre, internet è anche ritenuto lo strumento su cui è maggiore la libertà di informazione. Così la pensa il 39,3%, mentre la TV è seconda con il 21,9%, la stampa tradizionale terza con il 13,8% e la radio quarta con il 10,7%. Sono alcuni dati emersi da una ricerca del Corecom presentata oggi a Chieti. Secondo l'Associazione Nazionale Stampa Online, occorre però distinguere perché non tutti i giornali online sono registrati ed attendibili. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, nel corso dell'incontro di Chieti con i giornalisti, ha espresso piena condivisione per la richiesta di alcuni giornalisti di TV locali che hanno lamentato il fatto di non poter registrare immagini proprie in occasione degli eventi sportivi e di dover sottostare ad una serie di obblighi e limitazioni sanciti dai regolamenti. Sulla questione è giunto anche l'interessamento della dottoressa Maria Pia Caruso, dell'autorità garante della comunicazione. La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, ha approvato il progetto di estensione della banda ultra larga a velocità maggiore o uguale a 30 megabit per secondo su gran parte del territorio rurale abruzzese. Si tratta di un investimento da 25 milioni di euro, una misura indirizzata proprio a garantire la fornitura dei servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Gli obiettivi sono migliorare la competitività del sistema imprese e dello sviluppo nelle aree agricole marginali, in cui si evidenzia un declino socio-economico accompagnato da un progressivo invecchiamento e da una riduzione della popolazione. Sin dal momento del suo insediamento, la Giunta regionale, in coerenza con gli impegni assunti in campagna elettorale, ha affrontato la questione di Ombrina Mare 2, sia con preparazione di proprie osservazioni nella procedura di valutazione di impatto ambientale, come peraltro riconosciuto dall'Legambiente WWF, sia svolgendo un ruolo di guida e coordinamento di tutti i portatori di interesse per corroborare al meglio le loro osservazioni tecniche.
lo ha ricordato l'assessore all'ambiente Mario Mazzocca, annunciando altre iniziative contro le perforazioni petrolifere lungo la costa abruzzese. Basta con i deliri burocratici di questi anni. Gli agricoltori abruzzesi non possono più perdere il loro prezioso tempo dietro cumuli di carta e infiniti moduli da compilare. Lo ha detto l'assessore all'agricoltura, Pepe, questa mattina a Pescara in regione, in una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il direttore dell'assessorato, Giorgio Chiarini. È stato pubblicato sul sito della Regione l'avviso che riguarda il progetto sociale la sovvenzione globale più ricerca e innovazione. A renderlo noto è l'assessore alle politiche del lavoro, Marinella Sclocco. Obiettivo: finanziare la fornitura di azioni di formazione sull'Information Management Technology da realizzarsi nelle aree territoriali di L'Aquila, Pescara Chieti e Teramo. E la fornitura di 90 borse di ricerca, ciascuna per una durata di circa 8 mesi, del valore di 12.000 euro. La dotazione finanziaria prevista per l'intervento è pari complessivamente a 1.350.000 euro. Nella complessa vertenza per salvare la CIR, cioè la compagnia italiana rimorchi di Tocco da Casauria, siamo riusciti ad ottenere, grazie all'interessamento del sottosegretario Legnini, la proroga di un anno per la cassa integrazione. Lo fa sapere il vicepresidente della giunta regionale abruzzese Giovanni Lolli, sottolineando che attraverso la disponibilità e la professionalità dell'INPS abruzzese, che ha deciso di costituire un gruppo di esperti per seguire espressamente questa vicenda, si è in grado di rassicurare oggi i lavoratori. I sindacati hanno chiesto al comune di Pescara un assetto compiuto del terminal bus, cioè della stazione che si trova nell'area di risulta, con una precisa definizione degli stalli dedicati ai mezzi di trasporto pubblico, e hanno chiesto anche il divieto all'ingresso nell'area per i veicoli privati. A seguire sono state evidenziate in un incontro anche criticità generali, cioè problemi generali sulla tenuta dei manti stradali di Pescara e su particolari incroci dove le manovre degli autobus invadono le corsie opposte di marcia. Una speciale segnalazione dei sindacati è stata rivolta al tema della sicurezza su Corso Vittorio Emanuele. L'amministrazione è stata invitata a mettere in campo tutti gli accorgimenti possibili per tutelare gli utenti, in particolare i pedoni, ma anche gli autisti dei mezzi pubblici, considerato che la sede stradale e quella pedonale sono sullo stesso livello. A pochi giorni dall'operazione congiunta di Polizia Municipale e Carabinieri di Montesilvano che ha interessato Via Verga, i vigili guidati dalla comandante Antonella Marsiglia e gli uomini dell'arma hanno eseguito un nuovo blitz. È stata sgomberata l'area parcheggio di Via Rimini, dove sono state individuate due macchine senza assicurazione. Gli operatori della Tradeco, società che si occupa della pulizia in città, hanno inoltre provveduto a rimuovere materiale come tavoli, sedie ed altri oggetti abbandonati. Compie oggi 90 anni la Canottieri Pescara. È il giorno della festa, la giornata in cui Pescara riscopre le sue radici, le sue sorgenti, la sua interiorità, commenta il presidente del Consiglio Comunale Antonio Blasioli. Ma, aggiunge, non è solo una festa di sport. Per fare bene del canottaggio infatti serve tenacia e ottima combinazione con gli altri. Questo è lo spirito del canottaggio e questo è lo spirito della politica, dato che solo così il futuro si avvicina al presente. Il fiume, ha concluso, è un tratto identitario della città e deve essere aiutato. Noi amministratori, ha concluso, come tanti canottieri dobbiamo raccogliere la sfida e lavorare per risanarlo. E con questo siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo poco nuvoloso con temperature da 21 a 24 gradi e venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con sole e caldo nel pomeriggio.
temperature da 23 a 29 gradi e mezzo e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.